Una batteria da 12 volt deve essere collegata tra resistori che hanno resistenze R2R e 3R. Sappiamo il valore di R che è 20 ohm. I resistori devono essere disposti o tutti in serie o tutti in parallelo. In quale di queste due configurazioni la corrente totale che scorre nel circuito è minima? Vabbè, qua è semplice, l'abbiamo visto in classe mille volte, la risposta è quando è in serie, perché avete resistenza equivalente che è massima in questo caso. Calcolo il valore dell'intensità di corrente minima. Per farlo devo calcolare la resistenza equivalente, che quindi è la somma di tutte le tre resistenze, R1 più R2 più R3, e se fate il conto vi viene fuori che è 120 ohm. Per trovare l'intensità di corrente, quello che fate semplicemente è fare V fratto R equivalente. Ok? L'ultima domanda lasciamola perdere che ci interessa poco. Poi, una batteria da 120, no, da 12 volt, deve essere collegata a tre resistori che hanno resistenze R1 uguale a R, R2 uguale a 2R, R3 uguale a 3R. E conosciamo il valore di R. I resistori devono essere collegati, disposti, in modo che uno dei tre resistori sia in serie con il parallelo degli altri due. Quindi questa roba qua. In quale delle configurazioni la corrente totale che scorre nel circuito è minima? Ok. Vabbè, qua dobbiamo farci vari casi. Si potrebbe forse ragionare che conviene mettere in parallelo. No, vabbè, i valori sono diversi, quindi no. Forse cioè in serie la terza con altre due, boh, però facciamo i conti. Quindi ho una R equivalente che sarà R1 più R2 parallelo con R3. Ok? E se fate questo conto vi viene 4,4 ohm. E quindi fate I, V fratto R equivalente. Quindi 12 diviso questo e viene 2,7 ampere, quindi non è questo il caso. L'altro caso che possiamo prendere è, andiamo a fare R equivalente, mettiamo R3 in serie con il parallelo di R1 ed R2, e qua viene 7,3 ohm, che è più alto. Se dividete V, che è sempre lo stesso, diviso questa, vi salta fuori 1,6 ampera, che è proprio questo. Ci mancherebbe un altro caso, che è quello in cui avete R2 più il parallelo fra R1 e R3, ma a questo punto viene un valore intermedio. E questo è il valore più basso di corrente. Ok? Poi, vediamo quest'altro. Qua ci viene detto che un alimentatore che mantiene una differenza di potenziale costante delta V ai suoi morsetti è collegato a due resistori rispettivamente di resistenze R1 e R2 posti in serie. Ok, quindi abbiamo questa roba qua. R1, R2. Esprimi la differenza di potenziale ai capi dei singoli resistori in funzione di delta V. Allora, prima di tutto, per capire di quanto cade la tensione fra R1 e R2, dobbiamo risolvere questo circuito. Noi conosciamo, no, non conosciamo niente in realtà, non ci dà dei valori, ok? Quindi il risultato qua è da esprimere in funzione di qualcos'altro. Però in generale quello che uno va a fare è sempre calcolare la corrente che passa in tutto il circuito, no? Quindi vado a fare V fratto R equivalente, che in questo caso R equivalente è la somma di R1 e R2. Ok? Fatto questo, cioè sapendo qual è la corrente che passa nel circuito e sapendo che queste sono in serie, quindi qua ho I e qui ho I, io posso usare la legge di Ohm e dire che V1 sarà uguale a I per R1. Ok? Dove I è quella che avete appunto calcolato qui. Stessa cosa,
posso dire che V2 sarà uguale a I per R2, dove appunto I è sempre quella che abbiamo calcolato qui. Ok? E così abbiamo trovato quello che ci serve. Poi dice, generalizzando, risolto al caso generale di N resistori, posti in serie, vabbè, la stessa cosa. Cioè V ennesimo sarà INRN, IN è V, giusto? Sì. IN è V fratto la somma di R1 più fino a RN, qua sopra ho RN, vabbè. Poi, adesso qui possiamo farlo, sì. Allora, cancelliamo questo e portiamo su. Allora, un alimentatore che mantiene una differenza di potenziale costante delta V ai suoi morsetti è collegato a due resistori rispettivamente di resistenza R1 e R2 posti in parallelo. Quindi abbiamo questa situazione qua. Ok? E esprimi la corrente che scorre in ciascuno dei resistori in funzione della corrente totale che scorre nel circuito. Allora, come prima devo trovare I totale. I totale sarà V fratto R equivalente. Ora R equivalente, là quello che facciamo, andremo a trovare facendo R1 per R2 fratto R1 più R2. Ok? Vabbè, quindi sostituisco questo qui e allora otterrò che I, tutta quella che passa nel tutto il circuito, sarà appunto R1 più R2 fratto R1 R2 per V. Ok? Chiede la corrente che scorre in ciascuno in funzione di quella totale. Ok? Possiamo dire che in ognuno dei resistori vale sempre la legge di Ohm, siamo in parallelo, e quindi I1 sarà uguale a V fratto R1. Ma se voglio esprimere in funzione di totale, devo girare questa formula e quindi vado a isolare V, che poi sostituisco qua dentro. Quindi V, qui sarà I R1 R2 fratto R1 più R2. Quindi sostituendo ottengo che I1 sarà uguale a R2, giusto? Fratto, dov'è che è? Esatto, R2 perché R1 si semplifica. Per V, ovviamente, per I, scusate, quella totale, fratto R1 più R2. E allo stesso modo I2 sarà uguale a R1 I totale fratto R1 più R2. Ok? Vabbè, poi ci chiede di mettere i dati, ma qui basta girare la formula, credo, no? Perché una volta che vi dice che avete questi valori, vedete che avete un legame fra queste grandezze, quindi sì, questo è risolto. La parte complicata era la prima.